Non sono per niente preoccupata. No, no, perché c'è, prima di tutto, la psicanalisi è l'unico discorso dell'avvenire, diciamo, per uscire dall'impasse del capitalismo che si stanno ora cominciando a misurare dappertutto. Perché? Perché la psicanalisi è quella che fa passare dalla particolarità, cioè tutti uguali, ma su un modo, diciamo, alla misura dell'altro, alla singolarità, tutti uguali con la propria differenza, perché si tratta di creare l'oggetto del desiderio prima che nasca il desiderio. È quello che si sta facendo per poi per omogeneizzare i desideri dopo, e l'omogeneizzazione che è necessaria al capitalismo è fatta precisamente per far abbassare la perdita che sarebbe il sintomo. Cioè il desiderio in quanto è il desiderio di una persona e che non è desiderio portato al livello, diciamo, di una massa che quindi riduce tutti i prezzi per ottenere questo desiderio. Allora, questo è l'unico discorso. Non penso che possa indietreggiare. Poi vedendo cosa succede dappertutto. Ovunque dove uno di noi andiamo da qualche parte a lavorare in istituzione, mettere su un'istituzione, proporre qualcosa, è sempre pieno. Tutte le proposte che abbiamo fatto sono sempre accettate, ma accettate, accettate. Abbiamo, ad esempio, tanti anni fa, dopo l'uscita del mio libro, qualcuno aveva chiesto se potevamo andare in prigione a fare degli accertamenti, a vedere un po' cosa succedeva, cos'erano questi prigionieri che stavano male, eccetera, eccetera, eccetera. E con Serge Coté e tutto un gruppo di analisti della scuola abbiamo fatto tutta una ricerca per migliorare, insomma, per almeno vedere cosa succedeva in prigione. Ogni volta che parliamo c'è per forza un'adesione, perché non è convincere l'altro, è che l'altro può entrare in risonanza con qualcosa che gli parla di lui e che gli parla a lui. E quindi non sono per niente preoccupata. C'è sempre gente che arrivano dappertutto a fare l'analisi, a chiedere delle supervisioni, a volere uscire da terapie dove non ne possono più. Avrei 100.000 esempi. No, secondo me va bene nella gente, per la gente. Non andrà bene per chi vuol mantenere un certo, diciamo, semblant quando si confronta con la patologia, la follia, ecco, che vuol giocarla forse un po' da padrone, chi non ha fatto un'analisi, ma vedo anche tutti i giovani psichiatri che prima che gli insegnano tutte le pratiche, cosa bisogna fare, le contenzioni, gli inquadramenti, eccetera. Dopo un po' non ne hanno più voglia. Quando ero io, giovane psichiatra, tutti i psichiatri giovani della mia generazione più o meno erano in analisi, perché era l'epoca dell'analisi.
Però ora cosa vedo? Vedo che i pazienti, che i psichiatri arrivano piano piano, uno per uno, arrivano in analisi. Quando ho creato l'ospitalizzazione giù, 2 o 3 infermieri sono partiti perché non la pensavano così, 10 sono arrivati. Quindi no. Il per tutti non esiste, ma e difatti la psicanalisi non vorrebbe neanche che fosse per tutti, che tutto fosse per tutti. E devo dire che arrivano parecchi, ma questo magari non si fa sapere, cioè mediaticamente si continua a tenere un discorso, ma è un discorso vuoto. Anche se su 5 ore sono stati lì un po' mezzo e mezzo, si sono anche un po' annoiati, diciamo per 2 o 3, però sanno che in mezzo ci sono 2 o 3 cose che li hanno colpiti e che fanno sì che dopo non è più esattamente come prima. È quello il punto, non ce n'è altro. Tutte le persone che vengono all'analisi hanno varcato quella piccola soglia, la soglia soggettiva, che hanno azzeccato una cosa, il sapere soulage e il solleva, e solleva a 2 livelli. Uno è il piacere così immediato, l'altro è il risarcire dell'effetto che producono sui propri pazienti, sulla la gente intorno, l'effetto, diciamo, del reale che va allargandosi, va avanti uno per uno e prende il suo posto e fa sì che uno deve constatare che quello che ha fatto, che quello che ha sentito, che quello che ha prodotto degli effetti. E quindi a diversi livelli c'è un sollievo non indifferente, anche nelle famiglie, dappertutto. Proprio capitalismo vuole che tutti uguali, ma esattamente uguali, che non ci può essere differenza, perché la differenza costa e quindi non può permettersi di pagare per la differenza il capitalismo, perché esiste il sintomo come equivalente di vita.